Ciao ragazze, io sono Ross e sono la vostra coach. Con questo allenamento Fusion alleneremo tutti i muscoli del corpo con esercizi base a corpo libero per ogni categoria. Srotolate il tappetino e cominciamo. Facciamo insieme questo Tabata Total Body. Facciamo partire il timer che verrà impostato con 20 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 8 round e si va a coppie di esercizi. Sono 4 coppie di esercizi. La prima coppia è una coppia cardio, jumping jacks e high knees, però li facciamo in versione modificata. Tutto quello che verrà fatto qui in questo workout è in versione modificata a basso impatto. Iniziamo. Jumping jacks. Respiro. Ok, riposo 10 secondi e ora parto con gli high knees. Anche qui niente salti. Marcio sempre sul posto, via, high knees, porto sulle ginocchia, la schiena è dritta. Respiro. Ok, sempre marcio sul posto, marcio sempre sul posto. Dai, dai, jumping jacks. Ok, respiro, i battiti iniziano a salire. High knees. Forza sulle ginocchia. Marcio sul posto. Continua a respirare. Jumping jacks. Ok, respiro. Dai che siamo quasi alla fine di questa coppia di esercizi. Su, su bene le ginocchia. Ok. Ancora un jumping jacks e un high knees. Una serie. Ok, marcio. Dai, dai, gli ultimi 20 secondi di high knees. High knees. E ok, e ora ci prepariamo per un'altra coppia di esercizi che è, adesso si resetta
il timer, continuiamo a marciare. Un altro capo di esercizi di tonificazione, knee push up and squat. Sempre 20 secondi e 10 secondi di pausa. Via. Push up sulle ginocchia. Controllo la posizione e poi scendo. Controllo il movimento. E ora su in piedi mi preparo per lo squat. Squat, gambe divaricate, mi raccomando, peso sui talloni quando scendiamo. Scendo giù tutto in squat e salgo, contraggo i glutei. Ok, push up sulle ginocchia, respiro, in piedi per lo squat. Trovo la posizione giusta e poi eseguo l'esercizio. Non serve andare veloci, bisogna eseguirlo in modo corretto. Contraggo i glutei. Ok, giù di nuovo. Respiro e posizione, knee push up. Controllo la discesa e la salita. Squat, anche qui controllo sia la discesa che la salita. Scendo giù bene e salgo, contraggo i glutei. Dai, gli ultimi due. Giù per il push up. E ok, su. E l'ultimo squat. Dai che poi passiamo un'altra coppia di esercizi. Scendo giù bene, salgo, contraggo i glutei. Il peso è sui talloni. Ok. Adesso vado a prepararmi per il crunches e il deadlift. Ok, resettato. Quindi crunches e deadlift. Timer, via. Ok, salgo piano piano e vado a fare il deadlift. Mi preparo, scendo
Gambe piegate, leggermente piegate, la schiena è dritta. Salgo, contraggo i glutei. Giù, spingo indietro i glutei. Quando salgo, li contraggo. La schiena è super dritta. Devo sentir lavorare i bicipiti femorali e i glutei. Crunches. Forza! Dai, bravissime! Continuo, non mollo! Ok, di nuovo, su piano! E deadlift! Giù. Dai, mancano pochi, ancora due per ogni esercizio. E ok, su, deadlift. Respiro, ragazze, mi raccomando. Rimango concentrata sull'esecuzione. Cerco di sentire anche i muscoli che lavorano. Giù, crunches. Non serve correre. Deadlift e poi abbiamo finito per questa coppia. Poi mancano gli ultimi due esercizi. Ok, gli ultimi due esercizi che sono il plank e il side plank della tenuta posizione, quindi tengo la posizione. Vado, plank, posso anche appoggiare le ginocchia se voglio rimanere in questa posizione, oppure sui gomiti, oppure a braccia tese. In questo caso sempre tutti i muscoli del corpo sono coinvolti. A questo punto, side plank. Quindi anche qui posso rimanere così, oppure side plank o in appoggio sul gomito. Concentro. Ok, mi preparo per il plank e poi side plank dall'altro lato. Respiro. Mi preparo per il side plank dall'altro lato.
Resisto, forza. Plank, scusate. Plank, plank. Mi preparo, plank. Sai, plank. Sono tosti questi, ma vanno a lavorare tutta la fascia addominale e anche lombare. Tengo. Plank ancora, dai che manca poco. Respiro. Forza ragazze, non mollate ora. E ok, l'ultimo. Side plank. Mi preparo. Respiro, respiro. Ok. E su in piedi, marciamo sul posto, faccio salire, faccio scendere i battiti, niente, imparerò prima o poi a spegnerlo. Inspiro sulle braccia, espiro giù, inspiro su, espiro giù, su e giù. Questo era un ottimo esercizio e allenamento per chi vuole rimettersi in forma, è stato fermo dopo un lungo periodo, oppure per chi inizia e ottimi esercizi anche per quando magari non abbiamo moltissima energia. Quindi questo workout a basso impatto è valido per diversi casi. Vi ricordo inoltre che nel sito corefexfitness.com potete trovare tantissimi consigli per rimanere in forma. Ricordatevi che ci sono anche i miei programmi di allenamento. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!